Amici e amiche di Pianoforte Facile, ben ritrovati sul mio canale YouTube. In questo video andremo ad eseguire il numero 33 del Beyer. D'ora in poi ci sarà una piccola novità, quindi nei brani destinati a quattro mani troverete alla fine di ogni video la mia registrazione per poter suonare assieme. Allora, prima di iniziare a leggere le note dell'esercizio, volevo soltanto porre l'attenzione sulla posizione da tenere sopra la tastiera. Come già fatto notare, dal numero 32 in poi la mano si sposterà, quindi non avrà la stessa posizione. Se vi ricordate, prima la mano era posizionata con il pollice sul Do, l'indice sul Re, il medio sul Mi, l'anulare sul Fa e il mignolo sul Sol, mentre la mano sinistra partiva dal Do centrale con il mignolo. Di conseguenza, dal numero 32 in poi invece si utilizzano altre note, quindi le mani inizieranno a percorrere e a percuotere dei tasti differenti sopra la tastiera. Di conseguenza, la posizione corretta per eseguire l'esercizio numero 32 sarà la seguente. Quindi prendiamo come riferimento il Do centrale, la mano sinistra si andrà a posizionare con il mignolo sopra il Sol. Quindi avremo il mignolo sul Sol, l'anulare sul La, il medio sul Si, l'indice sul Do e il pollice sul Re. La mano destra invece partirà sempre dal Sol ma con il pollice. Quindi pollice sul Sol, indice sul Re, medio sul Si, anulare sul Do e mignolo sul Re. Questa è la posizione quindi da tenere per eseguire l'esercizio numero 33. Iniziamo quindi, come al solito, a leggere le note delle prime 8 battute destinate alla mano destra. Anche nel numero 33, come nel numero 32, la mano destra e la mano sinistra suonano le stesse identiche note a distanza di un'ottava l'uno dall'altro. Di conseguenza leggeremo soltanto le note destinate ad una mano, visto che per l'altra mano le note sono identiche, non le leggeremo, e andremo ad eseguire la prima parte del brano, prima mani separate e poi mani unite, come è di consuetudine. Il brano è in tre quarti, è un allegretto, e iniziamo a leggere le prime quattro battute. Troviamo delle semi minime, quindi Si, Sol, Re, ripete la seconda battuta Si, Sol, Re, terza battuta Do, La, Re, quarta battuta troviamo una minima Si e una semi minima Sol. Andiamo ad eseguire quindi con la mano destra soltanto le prime quattro battute. Mettiamo il metronomo alla solita velocità di 60 bpm. 2, 3. Cosa molto importante, queste prime quattro battute sono tutte legate, quindi attenzione all'esecuzione. A questo punto andiamo a vedere direttamente la mano sinistra. Le note abbiamo detto che sono le stesse. Metronomo. Diamo un'occhiata alle successive quattro battute destinate alla mano destra. Ritroviamo più o meno la stessa melodia, quindi alla quinta battuta è Si, Sol, Re, nuovamente Si, Sol, Re, Do, La, Re e l'ultima battuta è una minima col punto e la nota è un Sol. Andiamo ad eseguire queste quattro battute con la mano destra, metronomo. Dunque, come ho già detto, la mano sinistra suona le stesse identiche note della mano destra, quindi non è il caso di andarle a leggere, possiamo darle ad eseguire direttamente.
A questo punto possiamo eseguire tutte le prime 8 battute a mani unite. Quindi rimettiamo il metronomo a 60. Siamo alla seconda parte del brano, quindi come prima andiamo a vedere le prime quattro battute della seconda riga destinate alla mano destra. Qua abbiamo tutte note da un quarto, quindi sono tutte semi minime. Prima battuta, do, la, re, seconda battuta, si, la, sol. Queste prime due battute sono legate. Dopodiché nella terza battuta abbiamo do, la, re. E ripete nuovamente si, la, sol. Quindi abbiamo praticamente le prime due battute sono identiche alle due successive. Quindi possiamo andare ad eseguire queste prime quattro battute con la mano destra. Anche qui la mano sinistra esegue le stesse identiche note della mano destra, di conseguenza possiamo evitare di leggerle e andremo ad eseguirle direttamente. Metronomo. Le ultime quattro battute della seconda riga sono identiche alle ultime quattro battute della prima riga. Gli diamo soltanto una lettura per essere sicuri che le note siano quelle giuste, ma vi posso assicurare che sono identiche, di conseguenza diciamo che queste quattro battute le abbiamo già studiate in precedenza. Però accertiamocene dandogli una lettura. Quindi troviamo un Si, un Si, Sol, Re, Si, Sol, Re. Do, la, re, sol. Metronomo. E visto che le abbiamo già studiate in precedenza a mani unite, possiamo eseguirle nuovamente a mani unite. A questo punto siamo pronti per eseguire tutta la seconda riga a mani unite. Metronomo. Allora abbiamo visto tutto quanto il brano a mani unite, quindi possiamo eseguirlo dalla prima battuta fino all'ultima. Lo eseguiremo a 60 bpm. Una volta studiato bene l'esercizio numero 33 e perfettamente ad una velocità di 60 bpm, cercate di velocizzarlo fino ad arrivare almeno a 84 bpm. Se non avete nessuna difficoltà a suonarlo poi a velocità di 84 bpm, allora potete proseguire con il video e suonare assieme a me l'esercizio numero 33 del Beyer. Quindi voi continuerete a suonare la parte destinata all'allievo.
mentre io suonerò la parte destinata al maestro. Inseriamo il metronomo a 84 di velocità. Ricordiamoci di fare il ritornello, quindi di ripetere la seconda parte. La seconda parte va ripetuta due volte. E siamo pronti per iniziare. 1, 2, 3, 1, 2.